Al forum Risk Management di Arezzo, l'appello della Società Italiana di Cardiologia Interventistica per la prevenzione. Vediamo con Antonella Morelli. Il calo delle angioplastiche è ancora dell'8% rispetto ai livelli pre-Covid. Per la stenosi aortica si interviene soltanto nel 14% dei casi, ma se si guarda più in generale al numero delle procedure di cardiologia interventistica del 2021 rispetto al 2019 si scende ad un meno 20%. La pandemia ha rallentato l'attività di cardiochirurgia, ora c'è una ripresa degli interventi, ma non tutti i pazienti riescono ad accedere a cure tempestive. Dal forum Risk Management di Arezzo, dedicato ai rischi ma anche alle buone pratiche in sanità, la GISE, la Società Italiana di Cardiologia Interventistica, con il suo presidente Giovanni Esposito, lancia un appello alle istituzioni. L'appello è quello di creare una priorità cardio, e il GISE ha portato alle istituzioni un manifesto cardio, per permettere il recupero delle prestazioni, un accesso equo ai cittadini e soprattutto l'implementazione su tutto il territorio nazionale delle procedure di cardiologia interventistica. In passato si era diffusa una certa cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari, dicono i medici, ma la pandemia ha in parte compromesso queste buone pratiche e i rischi di ictus e infarti sono aumentati. Quello che succederà è quello che in pratica già abbiamo cominciato a vedere con alcune patologie come lo scompenso cardiaco. In realtà durante la pandemia non si è avuto accesso ad alcune procedure, queste hanno portato a un aumento dello scompenso cardiaco. Quello che vedremo nei prossimi anni, se non si riprende anche una corretta prevenzione cardiovascolare, e l'aumento dei casi di infarto e di ictus nella popolazione con disabilità anche.